Istituzioni, enti, associazioni, scuole, università, tutti insieme per ricordare e costruire in occasione dei 70 anni dalla liberazione la memoria. Un anniversario che Arezzo ricorda in modo nuovo, un anno di iniziative, una prospettiva che sia soprattutto rivolta ai giovani, un insieme di attività condiviso da tutti. Mentre le nuove generazioni più vicine alla resistenza, alla guerra, come dire, avevano nel DNA queste storie, ormai dico, le sentono lontane, le sentono come le sentivamo la mia generazione quando si andava a celebrare il 4 novembre, la data, no, della vittoria, della fine della prima guerra mondiale. Era una data ormai lontana dalla partecipazione, dal sentire. Era diventata più una data storica che una data di militanza politica, di identità. Credo che stia succedendo questo per le ultime generazioni in rapporto alla fine della seconda guerra mondiale e alla liberazione. Quale sarà in questo comitato il ruolo dell'università? Beh, noi facciamo il nostro mestiere, quindi prima di tutto intendiamo dare un contributo di approfondimento storico, di rilettura delle vicende dell'antifascismo, della resistenza, della liberazione e dell'avvio della ricostruzione. Un contributo che insisterà molto anche sul tema della memoria, di come queste vicende sono state vissute e poi tramandate e oggi testimoniate attraverso, c'è una fioritura molto intensa di diari, di carteggi che vengono fuori a molti molti anni di distanza, anche per l'imbarazzo di fronte a vicende così drammatiche di parlarne distesamente. Noi vogliamo valorizzare questa data non solo con le semplici cerimonie ufficiali, istituzionali, ma provando a organizzare una serie di eventi culturali, sociali che coinvolgono le scuole, che facciano sentir vicino questa data, questa ricorrenza e soprattutto questi valori ancora tutt'oggi attuali alla comunità di Arezzo.